Alessio Dionisi, buongiorno, buona domenica e complimenti, mister. Ciao, ciao, grazie mille. Buonasera a tutti. Ci avete abituato a vincere partite con gol meravigliosi, anche oggi un gol in rovesciata. Sì, è vero. È stato un bel gol di Davide nel posto nel primo tempo. Se non abbiamo sbagliati almeno due molto molto semplici nel primo tempo, forse oggi dovevamo sbloccarla con un gol difficile. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, molto bene. Peccato veramente essere andati negli spogliatoi solo sull'1-0, perché poi il secondo tempo è stata una partita comunque all'insegna dell'equilibrio, poi le condizioni climatiche non sono state abbastanza avverse. Però insomma, ecco, sicuramente il risultato non facile, che ci porta comunque ancora avanti nel nostro cammino. Stai ritrovando la tua squadra, Alessio? È una domanda un po' provocatoria, nel senso che comunque tu, anche se il tuo Fiorenzone nelle ultime gare non ha giocato al meglio, ha sempre ottenuto risultati positivi ed è sempre in testa alla classifica. Per cui ti dico, in questo momento stai ritrovando il gioco che avevi un po' perso? Ma l'abbiamo sempre avuto. Il gioco l'abbiamo sempre avuto, nel senso abbiamo fatto sempre quello che dovevamo fare. L'abbiamo fatto in modo diverso, nel senso sono arrivate le difficoltà che inizialmente non pensavamo mai di avere, cioè squadre che ci lasciavano giocare perché la classifica diceva che certe partite alcune squadre venivano per non subirci, di conseguenza è stata una difficoltà alla quale non eravamo pronti, però oggi i ragazzi hanno messo in campo la determinazione che nelle ultime partite non dico che era mancata, perché involontariamente mettevamo quello che pensavamo bastasse per vincere, invece oggi abbiamo vinto con la determinazione, nonostante il gioco, ma quello non è mai mancato, dico la verità. Limolese ha nettamente battuto Villa Biagio, si può dire che Limolese potrebbe essere il pericolo numero uno, non per il Fiorenzuola, ma per chi vuole vincere il campionato? Oh, queste sono parole che mi piacciono, l'hai detta apposta per me, scommetto, Esatto, perché sì, Alessio, esatto. credo che Limolese sia la favorita insieme a Rimini. Rimini ha perso un'occasione quando battendo Limolese credo che avrebbe fatto fuori o comunque avrebbe messo molto in difficoltà Limolese. Però Limolese è quella che sta avendo il trend più positivo, però non è un caso, nel senso è una squadra costruita con tanti giocatori di categorie anche superiori. Noi, dal nostro punto di vista, ancora manca una partita a fine girone d'andata e pensiamo a fare il meglio in ogni partita. Una Cerchiamo di andare partita, così vicino Alessio, a che è questo. tutt'altro che banale quella di domenica, perché il Montevarchi che io ho visto giocare a Carpaneto è una squadra che è una bella unione di esperienze di giovani, ma è una squadra che sa stare molto bene in campo. Ah, sicuramente, sicuramente. È una partita difficile. Non che le precedenti non lo siano state, per certi aspetti quella di oggi è stata forse più difficile, sicuramente con Montevarchi, se creiamo e sbagliamo loro ce la faranno, magari a differenza di oggi, magari dove siamo stati bravi comunque dopo aver creato e aver sbagliato siamo riusciti a ricreare e poi vincerla. Però vabbè, partita dopo partita, ora abbiamo l'ultima, cerchiamo di onorarla, anzi cerchiamo di fare il massimo. E poi insomma, tireremo come ho detto, tireremo una riga a fine giornata andata e vedremo un po', insomma, se saremo bravi, alzeremo sicuramente il nostro obiettivo, insomma, ecco. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie Alessio, ciao. Crepi, grazie, ciao, buon lavoro. Ciao, ciao.